Questa è la camera dei bambini, c'è le infiltrazioni sopra le lettine dei bambini. E qua c'è, vedi? Ogni volta, vedi perché non metto la roba sopra? Vedi? La sopra sta. Muffa ed umidità all'interno delle abitazioni dove vivono anche bambini piccoli. Stanno sempre ammalati con l'umidità, con la muffa. Cioè, d'inverno in camera da letto devo sempre aprire le finestre. Poi prima di andare a letto, ovviamente, mezz'ora prima devo chiudere. Cioè, non si può. Questa la situazione denunciata da alcuni inquilini delle case popolari di via Funghini ad Arezzo. L'anno scorso è stato un incubo in questa casa, c'avevo tutto il tetto. E se inizia di nuovo a pioverci in casa, io penso che nessuno vorrebbe stare in una casa del genere. Qui da 2 anni i condomini attendono la conclusione dei lavori. Hanno speso sicuramente tanti soldi, ma non l'hanno finiti. L'acqua, non essendo tutto piastrellato in pendenza, va di sotto, filtra e filtra nelle case di questa gente che ha i figli, che fa la muffa e quindi tutto quello che comporta. Ma non solo infiltrazioni. Stabile e doveva essere già sistemato anche per quanto riguarda tutto il muro che continuamente cade, cadendo il muro quando piove. Doveva finire questo muro negli scarichi e gli scarichi si intasano, intasandosi l'acqua deborda e va dove non deve. Cioè, quindi qui o mettono le mani per bene e sistemano tutto, sennò che si fa? Un allarme adesso raccolto dal SUNIA, il sindacato dei condomini dell'edilizia residenziale pubblica. È una situazione che ha bisogno di seri interventi, perché è una situazione, diciamo, anche di degrado per chi gli sta intorno. Quello che noi abbiamo chiesto e proviamo a chiedere è che chiaramente questi lavori vengano fatti, sia per una dignità delle persone, perché le persone hanno diritto alla casa, a una casa decente. Sembra che nel 2024 ci sia qualche altra disponibilità, ma il problema di via Funghini, noi ci preoccupa che non è solo via Funghini, è un problema generalizzato. Dal SUNIA poi l'appello ad unire le forze per presentare un documento rivolto alla Regione e al Governo. Ci sembra che mettere insieme sindacato degli inquilini e proprietari e enti locali sia un segnale per chi sta in alto per dire sì, allora è un problema generale, non è solo noi che si rivendica.